Buonasera, buonasera a tutti voi dal TG1. Le commemorazioni a Milano per i 50 anni della strage di Piazza Fontana, una ferita inguaribile per il Presidente della Repubblica Mattarella, che nel suo intervento a Palazzo Marino ha puntato il dito contro l'attività depistatoria doppiamente colpevole di una parte delle strutture dello Stato. No a tentazioni revisioniste, ammonisce Repubblica e Democrazia, più forti degli attacchi. L'inviata Nadia Zicoschi, poi Stefania Battistini. Un pezzo della storia d'Italia di cui si conoscono origini e responsabilità. Nell'incontro con i familiari delle vittime e dal podio della sala consiliare, il presidente Mattarella sceglie un linguaggio diretto, parole troppe volte evitate con cura negli ultimi 50 anni. Manipolazione, revisionismo, riscrittura, una su tutte, depistaggio. L'attività depistatoria di una parte di strutture dello Stato è stata quindi doppiamente colpevole. Descrive il capo dello Stato una società civile che fu capace all'epoca di difendere l'ordine democratico. Milano e il paese strinsero un patto collettivo di cittadinanza, ricostruisce, grazie ad una società civile fatta di corpi intermedi che si rivelò una straordinaria riserva di valori etici. I tentativi sanguinari di sottrarre al popolo la sua sovranità sono falliti. La Repubblica è stata più forte degli attacchi contro il popolo italiano. È una storia acquisita e condivisa, un dolore che si salda oggi nell'abbraccio tra le due vedove Pinelli e Calabresi. Non chiamiamolo però passato, dice il capo dello Stato, perché la nostra identità sono le stimmate dell'autobiografia del nostro popolo. Fatta di eroismi, di gioie, di viltà, di dolori, di atti di coraggio, di misfatti. Su di essi occorre sapere fare con rigore, verità e giustizia. Il minuto di silenzio condensa sui visi 50 anni di richieste di verità. Piazza Fontana stracolma sotto quella che era la Banca Nazionale dell'Agricoltura, come nel giorno dei funerali, mezzo secolo dopo, in centinaia abbracciano i familiari delle vittime che non hanno mai smesso di combattere. Siamo molto più soddisfatti e diciamo anche sereni. Non ci ridaranno mai indietro i nostri morti. Però un presidente che per due volte dice che siamo stati colpiti dallo Stato due volte per i depistaggi, per tutto quello che ci è mancato, è importante. Parlano accanto alle nuove pietre di inciampo con i nomi delle 17 vittime e incisa nella pietra la matrice dell'attentato: terrorismo di estrema destra, ordine nuovo. Il fotografo che arrivò subito dopo l'esplosione torna qui per la prima volta. Vidi la banca veramente maciullata. Per tre giorni ho sentito addosso a me, anche cambiando i vestiti, l'odore di bruciato. Questi reporter hanno trovato negli archivi del quotidiano La Notte le foto dell'inchiesta rimaste inedite, quelle del circolo anarchico della polizia mentre traccia il tragitto dell'anarchico Valpreda, poi dichiarato innocente. Queste foto dove è stata trovata la borsa con una seconda bomba inesplosa perché appunto è stato accusato Valpreda, diciamo tutto è rimasto un pochettino archiviato e in un modo un po' nascosto. Questa foto in cui con una scopa vengono spazzati via i resti dell'ordigno racconta molto di come vennero condotte le indagini, una verità che non doveva essere trovata. E in Piazza Fontana non si è ancora spenta l'eco delle parole del Presidente della Repubblica e del silenzio di una folla commossa. In diretta, Stefania Battistini. Si sta per concludere, sì, questa giornata così significativa per Milano e per l'Italia intera. I familiari delle vittime insieme a centinaia di cittadini sono rimasti qui fino a poco fa sotto l'antica insegna della Banca Nazionale dell'Agricoltura, tenuta qui come monumento alla memoria. Hanno prima sfilato per le vie del centro in un corteo istituzionale, mentre gli anarchici e i centri sociali hanno scelto di organizzare un corteo autonomo. È stata una giornata molto intensa, hanno detto i familiari delle vittime, che ci ha ridato, grazie alle parole del presidente Mattarella, un po' di serenità. E da Milano è tutto. E stasera su Rai 1 la docufiction Io ricordo Piazza Fontana di Francesco Miccichè con Giovanna Mezzogiorno, il racconto della strage di Piazza Fontana dal punto di vista dei familiari delle vittime e la loro lotta incessante per chiedere verità e giustizia. E ci spostiamo ora a Bruxelles per il Consiglio europeo, dove il Premier Conte ribadisce il testo sul MES è da migliorare, quindi rassicura sulla tenuta della maggioranza, dimostrata piena coesione, i numeri in Parlamento non mi preoccupano. Roberto Ghinzari.
Qui oggi non firmiamo nulla, sul MES dobbiamo lavorare ancora insieme ai partner europei. Giuseppe Conte, arrivando a Bruxelles, torna sul fondo salva stati, va migliorato, sottolinea, su alcuni aspetti non secondari, in piena sintonia con quanto espresso ieri dal Parlamento, ricorda, e torna a ribadire come le Camere saranno informate e coinvolte in ogni passaggio. Il MES è inserito in una visione complessiva.